Ciao a tutti ragazzi, benvenuti, bentornati sul mio canale, il canale dello Strano Nerd. Oggi, come avete detto dal titolo, andrò a dare dei consigli, farò un'analisi molto veloce di quello che sarà effettivamente, di quello che è poi anche il momento attuale del gioco e come interpretarlo. Tralasciando il fatto che comunque ho l'emulatore che mi lagga in maniera pazzesca, non ne ho idea il motivo, però va bene così. Allora ragazzi, più che altro questi sono consigli che do effettivamente ai ragazzi, alle persone che si stanno addentrando da poco tempo nel gioco. E premesso che non voglio dare lezioni a nessuno, i miei sono e saranno sempre dei consigli prima che poi mi si venga a dire però tu. Il mio modo di interpretare questo momento è personale, non è generale. Ognuno è libero di pensarla come vuole, e ognuno è libero di anche interpretarla come vuole in questo momento e quello che arriverà poi rispetto all'anniversario. Per chi non conoscesse effettivamente i periodi di questo gioco, parto dicendovi che si va incontro a un anniversario di giugno. Questo gioco ha effettivamente due anniversari, che sono quello di giugno appunto e quello di dicembre, 4 giugno, 4 dicembre. Poi giorno più, giorno meno, insomma, cambia poco, però il periodo è proprio questo. Cioè, il giugno è riguardo l'anniversario giapponese e di per sé cambia il meta totalmente. Cioè, da oggi, oggi è un modo, a giugno cominceranno altri tipi, arrivano altri tipi di incastri barra bond e altre SS, e quindi vuol dire uguale cambio meta. Mentre dicembre è un anniversario di global praticamente, quindi noi europei, noi comunque che abbiamo scaricato il gioco a dicembre quando l'app è stata disponibile nello store del proprio telefono barra dispositivo. E questo sarà il quinto anniversario giapponese, ragazzi. Il momento attuale è abbastanza particolare perché probabilmente non ci siamo mai trovati in un momento del genere. A marzo c'è stato un aggiornamento pesante, importante, che ha stravolto totalmente anche il gameplay. In passato, negli anni passati, in questo periodo c'era poco e nulla. Se vi ricordate, arrivavano banner, sì, è vero, a manetta sul mio canale YouTube. Comunque ci sono anche video a riguardo, ma non c'è mai stato, da quello almeno che mi ricordo io, aggiornamenti o cambi meta già direttamente da marzo. Ad oggi c'è già stato e riguardo proprio il Boundary Break. E Boundary Break, per chi non lo sapesse, sono quelle monetine, si chiamano Tamozzo, se voi andate a guardarci sopra, si chiamano proprio così. E purtroppo ad oggi, siccome poi comunque non è che ce ne siano stati dati così pochi, ma dall'arrivo di questo aggiornamento, cioè il 6.0.0, uguale per me cambio meta, c'è stato un modo di vedere nuovamente questo gioco, che di per sé è stato interessante, perché la modifica, ragazzi, io continuerò sempre a dirlo, a me è piaciuto veramente tanto questo tipo di aggiornamento, dando più importanza a queste monete, ma non pensavo arrivasse a marzo. Sono sincero, pensavo che questo cambio di parametri generali, una volta raggiunto il completamento di una carta, cioè BB4, mi aspettavo che arrivasse piuttosto a giugno, quando c'è effettivamente, e voi me lo potete confermare, il cambio meta. Ok? Questo è stato qualcosa di per tanti di difficile interpretazione, per il semplice fatto che se prima di questo aggiornamento avevamo 14 squadre dove avevano la possibilità comunque di provarle in rango, in coppa, in amichevole. Avevamo un sacco di squadre che noi, bene o male, riuscivamo a usare e anche un po' a variare, a seconda poi dei pool, come andavano, se avevamo un po' di culo o se avevamo comunque dei giocatori che trovavamo paradossalmente anche dei ticket, dalle 30 pay, insomma, c'era un sacco di roba che ci dava la possibilità almeno di intrattenerci online. Poi, fatto restando che tanto l'RNG è sempre la solita cafonata e le Dreamball comunque sono sempre state quelle che sono, ma non mi sto qua a lamentare per il semplice fatto che se provo a dire soltanto A, la gente capisce B. Tanta gente capisce B. Quindi, fermo restando che a me è piaciuto questo tipo di implementazione dei parametri, non è giusto, secondo me,
che lo abbiano buttato fuori in questo lasso di tempo, così improvviso, senza avvisarci, senza notifiche, a distanza comunque non di 2 giorni come fanno di solito dal mercoledì al venerdì, ma semplicemente di solito per questi aggiornamenti così importanti, così pesanti, così innovativi, di solito danno un preavviso un attimino più lungo. Si parla anche addirittura di mesi, se vi ricordate quando volettero introdurre il boundary break riguardo anche i doppioni, se vi ricordate c'era un aggiornamento che arrivava. C'è una notifica che loro hanno fatto tramite una diretta YouTube di luglio per no, cioè di giugno per agosto, una cosa del genere. Comunque il lasso di tempo era abbondante. Volendo guardare, se avessimo saputo che avrebbero fatto questo tipo di aggiornamento 3 settimane fa, adesso non mi ricordo bene, comunque metà marzo, noi probabilmente, visto e considerando che quelle medagliette, quei tamozzo che ci davano sì, col contagocce, ma sarebbero stati così importanti, probabilmente non li avremmo utilizzati per darli a Tizio, Caio e Sempronio. E qui sta effettivamente il problema. E adesso arriviamo proprio al momento, al 26 aprile di oggi, come interpretare effettivamente il game da qui fino a inizio giugno, 4, 3, 4 giugno, insomma, quello che poi sarà. Per quanto mi riguarda, ripeto, è sempre un parere personale, ragazzi, ad oggi credo che chi sta accumulando sta facendo la scelta più giusta. Ovvio che secondo me cominciare ad accumulare da gennaio per giugno mi sembra veramente una roba stupida, ok? Abbastanza inutile, perché comunque chi scula effettivamente dai ticket e trova sempre quello che vuole, quello ha tanta roba, cioè non c'è niente da dire, gli faccio i complimenti. Però chi effettivamente vuole godersi il gioco, godersi il gioco in tutto e per tutto, dovrà pur pullare da qualche parte. E io penso che fino a marzo, mettiamolo così, marzo, inizio di marzo, credo che le Dreamball debbano cominciare a essere un attimino conteggiate. Ripeto, non tenerle tutte in cassaforte, ma conteggiarle. Il Banner Extreme, magari di riferimento, che c'è ogni fine mese, il pullettino si può fare, sono 220 Dreamball. Chi fa collezioni come sottoscritto, bene o male, qualcosa si porta via. Da aprile in poi la situazione cambia. La situazione cambia perché chi non shoppa praticamente ogni banner ha, secondo me, questo tipo di regola comunque bene o male da seguire. Ripeto, fermo restando che i banner a 220 Dreamball, per chi ha la possibilità comunque di poter fare quel tipo di investimento, magari ha tante Dreamball, allora si dedica semplicemente in Extreme, che tutto sommato comunque sono sempre giocatori che al momento vanno bene, ma alla lunga perdono efficacia. È sempre così, ragazzi, lo è da quando sono subentrato, quando sono entrati in game questo tipo di giocatori ad oggi, se non parlando di giocatori Dream Collection, Dream Fest. Quelli sono giocatori totalmente a parte rispetto a quelli che escono nei banner Extreme di riferimento ogni mese. Quei giocatori, come per esempio questo Genzo, è stato in meta 2 mesi, effettivamente adesso è andato praticamente fuori meta perché gli hanno fatto un counter che è naturalezza Dreamfest, che lo ara sempre su sempre qualora avesse un Santana giocabile da mettere in campo. Ma tutto sommato è un giocatore che ad oggi fa la differenza. Altri giocatori come Pierre, come Yuga, come Kals, come Aoi, che sono come penso anche Shizaki, Next Dream, dove loro hanno la possibilità di essere prima di tutto, cioè dargli investimento che sono i Tamotsu, palle nere, eccetera, eccetera, perché sono giocatori che alla lunga sono ancora efficaci. Io credo che, per esempio, Yuga, uscito dicembre, così come Pierre, così come Oi, così come Kals, saranno efficaci anche per rivedere le loro passive barra parametri almeno fine dicembre prossimo. Ok, quindi a chi effettivamente si sta addentrando ora nel gioco, i banner di riferimento sono questi da andare a pullare, cioè i Next Dream, qualora voleste pullare. Per il resto, da oggi, ma anche da qualche settimana passata, l'idea di andare a pullare certi banner è un'utopia, nel senso che non bisogna andarci a pullare per il semplice fatto che questi giocatori, come vi dicevo prima, saranno inutili ai fini di un anniversario che arriverà fra un mese, bene o male, più o meno. Chi ha pullato in passato, chi giocava da tanto tempo, queste cose qua le sa assolutamente. Per chi invece si sta addentrando ora e ogni tanto mi chiede Genna dove pullo, posso pullare qua? Io sto dicendo sempre no, anche in virtù del fatto che non invoglio a buttarci
soldi effettivi. E poi, secondo me, chi comincia da poco ha un grandissimo pregio, cioè accumulare le Dream Ball Free senza problemi, perché ci sono gli scenari, ci sono c'è la storia, gli scenari, i raid, una marea di cose che potete fare farmando e facendolo anche molto bene con costanza, senza che nessuno vi corra dietro. Quindi tutte le Dream Ball che riuscite ad accumulare ad oggi vi serviranno per giugno, e fidatevi che da giugno, chiudendo Super Solidarietà, incastrando i vostri bond con giocatori importanti che arriveranno. I samurai saranno effettivamente limited, ma usabili probabilmente un paio di mesi. Mentre i giocatori Dream Fest, Dream Collection, occhio, perché sono quelli dove effettivamente avranno più vita, più longevità nel gioco. E vi parlo sempre nell'arco di un anno, perché, come vi dicevo prima, Yuga, eccetera, eccetera, Dream Fest, dicembre prossimo. Quelli che escono oggi probabilmente saranno utilizzabili da adesso, da giugno fino a giugno prossimo. Karrenz Snyder, che è uscito l'anno scorso come Super Dream Fest, ad oggi, qualora aveste un Tiger Brand e il cazzo Super Dream Fest, è ancora tutt'oggi un è BB4, ovviamente, è un giocatore completamente utilizzabile e molto forte. Soprattutto Killer di Genzo, perché Genzo è rosso, Snyder è blu, e qualora fosse stanco quel giocatore, parlando del Kaiser, al 70-80% a Genzo gli fa sempre comunque gol, e comunque rimane un ottimo PG. Cosa succederà da giugno in poi? Non lo so. Sicuramente il cambio meta ci sarà. Spero effettivamente che implementino qualcosa, non stravolgendo tutto. Quello che continuo a dire nelle mie live sulla piattaforma Viola è un aumento sicuro delle super solidarietà dal 23% che sono ora al 25%, e lì siamo d'accordo. Secondo me sarà così. I bond, ragazzi, secondo me non saranno stravolti come tanti pensano. Secondo me si alzerà massimo di un punto, cioè da 4,5 che abbiamo oggi a 5,5, non di più, perché se facessero comunque bond a 6%, e ripeto, questo è sempre il mio pensiero, poi da giugno SS al 26%, bond al 7%, e quindi cioè, gene sbagliato previsione, no, è un mio pensiero, soltanto perché il cambio meta lo hanno già fatto con l'implementazione del boundary break, dei boundary break, sì, scusate. Quindi è buono fare questo tipo di ragionamento, secondo me, in virtù del fatto che se si stravolge ancora una volta il meta dopo 2 mesi dall'arrivo di questa funzione, diventerà ancora più difficile comunque rimanere nel gioco e competere. Queste sono le mie previsioni, ragazzi. L'ultimo consiglio che vi posso dare è: chi effettivamente non investe tanto in game, ragazzi, non buttateci Dream Ball in banner inutili, banner con giocatori che saranno comunque SSR barra gacha, quindi trovabili anche nei ticket con un po' di fortuna. Ultimamente i ticket stanno un po' facendo fatica, droppano sempre gente o carte che veramente fanno schifo con personaggi inutili, e non quelli che magari possono farci fare un boundary break a un nostro doppione e poi poterlo buttare sulla carta che usiamo per andare in rango. Però dettagli stupidi, non voglio lamentarmi, quindi tenetevi magari i ticket anche per quanto riguarda l'arrivo dell'anniversario. I ticket SSR potranno anche essere utilizzati in futuro, o se proprio volete buttarci gli SSR, speriamo bene che vi possa andare i doppioni che vi servono. Per quanto riguarda le Dream Ball, ripeto, ragazzi, per chi effettivamente il gioco lo vive in maniera molto blanda, easy, leggera, senza problemi, per chi ha cominciato da poco, quindi fatevi tutta la storia, fatevi tutti i raid, fatevi tutti gli scenari, ragazzi. Tenete le Dream Ball per il cambio meta che ci sarà fra un mese. So che magari all'inizio può sembrare un po' troppo monotono, perché ci può stare, non giocate in rango, fate fatica, eccetera, eccetera. Però sappiate che le risorse che avete oggi porteranno grandissimi frutti per un domani. Niente, ragazzi, io penso di aver detto tutto quello che penso. Vi ricordo di iscrivervi al canale, come non l'avete ancora fatto. Ragazzi, il 40% di voi guarda i miei video, ma non è iscritta al canale, quindi siamo in una campagna aperta di Road to 1000 iscritti. Qualora riusciremo ad arrivare a 1000 iscritti, ragazzi, avrete la possibilità di potervi aggiudicare, come vi dicevo nel video dove ho fatto la descrizione di tutto,
un mio secondario account che sto portando avanti in maniera molto, molto continua, vi dico la verità, e i premi che comunque ho messo a disposizione oltre all'account secondario che sto farmando. Ho un canale Viola, ho un canale Viola dove vado spesso e volentieri, anzi al 98% sono in live sempre sulla piattaforma Viola, perché su YouTube porto soltanto contenuti di questo tipo, analisi giocatori, previsioni, consigli, suggerimenti riguardo le dinamiche di gioco e video su serie, eccetera, eccetera, eccetera. Al momento sto facendo un po' fatica perché con il mio lavoro, ragazzi, purtroppo faccio una fatica poi a registrarli. Tanti mi stanno chiedendo di Rise of New Champion, ragazzi, sto registrando anche quell'episodio. Purtroppo non ho tempo materiale, non riesco neanche a fare video su un canale che abbiamo io e Bombarda insieme riguardante il calcio. Spero, una volta finito sto mese, di potermi dedicare totalmente appieno al mio progetto e spero ovviamente che voi mi supportiate al meglio. Io vi ringrazio ancora una volta per aver visto questo video. Ci vediamo probabilmente per live venerdì sera come al solito, ma che vada, arriveranno altri contenuti in questi giorni sul mio canale YouTube. Vi auguro una buona serata e soprattutto buon game a tutti. Ciao ragazzi, ciao ciao.